Bella a tutti ragazzi, scusate. Bella a tutti ragazzi e bentornati nel canale Play Challenge Ita, ragazzi. Oggi siamo qua con un nuovo video, ragazzi. E oggi siamo qua con una review di un'applicazione, con una recensione e con una lista completa di tutte le impostazioni, preferenze e possiamo dire cose che si possono fare su con questa ottima, per me, Launcher, ragazzi. Sto registrando, quindi sarà un pochino laggoso, ma veramente lo scorrimento delle, possiamo dire, cartelle, lo scorrimento delle, possiamo dire, interfacce nel menu sono veramente veloci, anzi superano quasi la velocità e la fluidità della mia ROM, quindi ragazzi veramente epica. Allora cominciamo a vedere, a esplorare questa applicazione, questa Launcher, che si chiamerà Launcher. Allora ragazzi, andiamo subito a vedere che, possiamo dire, prestazioni vi darà. Allora, la schermata iniziale sarà tipica dei Nexus 5, e devo dire ragazzi che l'imitazione è molto buona, dato che non è ancora, possiamo dire, in via di sviluppo. Le cartelle della schermata home e di tutte le altre schermate non saranno con lo stesso tema delle icone predefinite e non avranno nessuna modifica. Quindi ragazzi, per quanto riguarda l'estetica delle applicazioni, resterà invariato. Andiamo comunque adesso a vedere, che la cosa importante, come potete vedere qua nelle, possiamo dire, preferenze, ci sono i widget, gli sfondi con lo stile Nexus, e andiamo a vedere un pochino le impostazioni. Quindi andiamo un pochino ad esplorare nell'interiore di questa Launcher tutte le cose. Andiamo prima sulle info, ragazzi, perché lo sto aprendo con voi questa applicazione, quindi vediamola insieme. Allora, Inspire Launcher Prime, clicca qui per sbloccare le funzioni Prime. Ok, vediamo. Allora, come possiamo subito vedere, la Launcher sarà gratis, ma tutte le altre, possiamo dire, funzioni saranno a pagamento, cosa non molto buona, perché tante Launcher sono bellissime ed estetiche e funzionali, con moltissime, possiamo dire, funzioni, molto fluide, e sono totalmente gratis. Questo qua è un punto non a favore per quanto riguarda la Launcher. Poi andiamo a vedere che si può tranquillamente condividere con i vostri amici. E poi ci sono tutte delle, possiamo dire, spam di questo personaggio che ha creato questa applicazione. Andiamo un pochino a vedere le altre cose. Andiamo a vedere sulle generali. Schermo intero, rotazione automatica dello schermo e status bar traslucida. Allora, queste qua sono le tre, possiamo dire, impostazioni di modifica della schermata. La schermata intero sarà la status bar sarà nascosta, quindi quando andate su internet, qualsiasi sito, la visibilità e la grandezza dello schermo sarà maggiore, quindi è molto consigliata tenerla in uso. Per quanto riguarda la rotazione automatica, normale in tutte le Launcher, e poi c'è la status bar traslucida, ok, scusatemi ragazzi. Allora, cosa vi permetterà di fare questa applicazione, questa funzione? Vi permetterà di mettere la status bar, attiviamola, vi permetterà di mettere la status bar in, possiamo dire, opacità 0, quindi sarà, possiamo dire, sovrapposta allo schermo, quindi non avrete questa status bar con questo colore, ma sarà come in qualsiasi Samsung, trasparente. Io, dato che ho una ROM, questa impostazione, questa, possiamo dire, questa funzione non è disponibile, quindi ragazzi mi dispiace se non ve lo posso far vedere, ma devo dire che ho visto anche da un mio amico che se l'è scaricata ed è molto bella. Poi c'è la home screen, andiamo a vedere un attimo la home screen e andiamo a vedere un pochino le impostazioni che ci saranno.
scroll wallpaper, sfondo, barra di ricerca sottile, dimensioni di tutti i widget, shortcut, nuove applicazioni, grandezza griglia, scroll continuo a rimbalzo, effetti transizioni, pagina outlines, feed delle pagine, margine, indicatore pagina, nascondi testo, colore testo e grandezza, sì, testo e grandezza testo, ragazzi. Allora, cosa devo dire? Queste impostazioni, se devo dire tutto, non mi hanno, possiamo dire, convinto o perlomeno reso felice per il semplice motivo, ragazzi, adesso cerco di fare un pochino più serio, che queste impostazioni sono impostazioni veramente basi e non, possiamo dire, non ci sono molte funzioni che, per esempio, la Go Launcher o la Nova Launcher o Home Launcher hanno e sono tranquillamente sono tutte funzionali, tutte fluide, e ci sono anche altre funzioni che permettono di fare molte più cose. In questa Launcher invece, ragazzi, è molto, possiamo dire, riduttiva, e tutte le altre funzioni in più si dovranno pagare. Quindi, ragazzi, per adesso l'unico commento positivo e che ha un bel tema. Per il resto non mi ha ancora entusiasmato. Come potete vedere, queste qua sono le impostazioni. Andiamo a vedere Intelligent UI. Allora, sfondo automatico, buongiorno. Vediamo su sfondo automatico che non c'è. E questo qua, ragazzi, sono queste funzioni disponibili solo nelle Inspire Launcher Prime. Ok. Quindi anche queste sfondo automatico e buongiorno, ragazzi, che sono impostazioni che non servono a niente, sono a pagamento. Quindi, ragazzi, no. Andiamo un attimo a vedere almeno le animazioni. Apertura delle app e chiusura delle app. Anche queste sono bloccate, ma perché? Adesso andiamo a vedere anche le gesture. Doppio tap, swipe su, swipe giù, pick in e pick out, pick in con tre dita. Ok, queste qua vi permetteranno di cliccando lo schermo con determinate, possiamo dire, chiavi, cioè cliccando due volte, cliccando e girando a sinistra, vi permetterà di entrare nel menu semplice delle applicazioni e di attivare una determinata applicazione in maniera veloce, cosa che comunque tutte le launcher hanno in questo preciso momento. Quindi niente di tale. Andiamo a vedere anche le cartelle. Vediamo, sfondo, opacità, colore di titolo cartella e colore di titolo automatico. Devo dire una cosa, ragazzi, per quanto riguarda la personalizzazione, devo dire che ci sono abbastanza, possiamo dire, abbastanza funzioni, però molte delle quali sono a pagamento. Quindi, ragazzi, non vi consiglio questa Launcher. Adesso tra poco dovrò fare anche un altro video su un'altra Launcher, e la Launcher che vi porterò sarà molto più, possiamo dire, veloce, molto più bella anche da vedere come estetica, e sarà quasi totalmente gratis. Andiamo a vedere i temi. Allora, temi, ok, temi con, boh, queste qua sono tutte le, possiamo dire, modifiche, se guardatele un pochino, che potete fare con questa Launcher. Cose che, vabbè, sono cose abbastanza normali, niente di, possiamo dire, esagerato, ragazzi. Andiamo nel pannello panoramico. Mostra la data, vediamo. Colore, giorno della settimana. Ok, ragazzi, questo qua vi permetterà di quando sarete nella home principale, vi verranno fuori che giorno siamo, tutte le indicazioni per quanto riguarda la giornata. Niente di tale, ma comunque abbastanza utile. Poi andiamo su contatori. Contatori, vediamo cosa sono queste cose qua. No, sono spam, quindi niente di tale. Andiamo su avanzata, reset e backup delle configurazioni. Va bene.
add-on vi consentirà di scaricare altre applicazioni allegate a questa launcher. Quindi, niente. Allora, ragazzi, sinceramente, questa applicazione o questa launcher, per quanto riguarda l'estetica, devo dire che è fatta abbastanza bene. Per quanto riguarda il resto delle funzioni, devo dire che mi ha veramente lasciato per niente, possiamo dire, sbalordito, perché tutte le applicazioni o le funzioni che hanno un po' di inventiva sono bloccate, o perlomeno dovete comprare la launcher con tutte le cose premium per 3,20 euro, che veramente per me non è molto bello, anzi è come una rapina, perché 3 euro per una launcher non è che vi modifica niente, vi modifica solo il tema iniziale, non è che vi modifica le applicazioni, devo dire che è esagerato. Per quanto riguarda tutte le applicazioni che potremmo trovare dentro, si devono scaricare a parte, quindi non è per niente completa, quindi un voto da 1 a 10 gli do il 6 per non dargli negativo. Allora, ragazzi, se siete, possiamo dire, se siete d'accordo con me, mettete un mi piace o un commento. Se non siete d'accordo, non mettete subito un dislike, ma perlomeno nei commenti scrivetemi le vostre, possiamo dire, come si dicono, le vostre, possiamo dire, i vostri commenti che date a questa launcher. Quindi da qua è tutto, un mi piace, un commento, iscrivetevi al mio canale. Se non siete ancora iscritti, andate a vedere i miei precedenti video per avere uno sprone in più. Vi ricordo, ragazzi, di mettere un commento se volete che vi recensisca qualche applicazione. Da qua è tutto, Play Challenge Ita, alla prossima. Bella zii!